Un convegno sulle infrastrutture, le esigenze e le opportunità del territorio aretino. Ospite nella Sala dei Grandi della provincia di Arezzo, la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato per Italia Viva Azione. Ovviamente la prima domanda non poteva che essere sulla Due Mari. Ma guardi, io ho parlato con l'ingegner Liani, che è una persona di grandissimo valore, un esponente dell'ANAS di grandissimo livello, e da parte dell'ANAS c'è una disponibilità, come dire, a ragionare ovviamente con i cittadini. Certo, bisogna anche fare in modo che l'opera vada avanti, perché è tanto importante, quindi bisogna coniugare queste due disponibilità. Sicuramente, diciamo, gli ingegneri che stanno seguendo questo progetto sono il meglio che ci possa essere. Dopodiché, disponibilità al dialogo, quello sempre. Ecco, c'è anche un altro tema particolarmente scottante e attuale, quello della stazione sull'alta velocità. Sì. Allora, su questo io direi una cosa, diciamo, molto precisa. È fondamentale che ci sia una stazione in più nel tragitto Firenze-Roma. Poi c'è in corso un lavoro prezioso da parte della regione per individuare la localizzazione più giusta. Ecco, tutti compatti perché, diciamo, l'obiettivo sia portato a casa. Io non, come dire, non entro nel merito, diciamo, del decidere se deve essere in un punto o nell'altro. La cosa importante è che il lavoro, diciamo, per portare a casa questo obiettivo sia sostenuto da un complesso di territorio ampio di cui ovviamente Arezzo fa parte. Onorevole, domanda politicamente scorretta. Il terzo polo, che fine ha fatto? Intanto le dico cosa che fine ha fatto Italia Viva. Come dimostra l'iniziativa di oggi, è più viva che mai. Stiamo per realizzare un'assemblea che si terrà a Napoli il 10 giugno. È un'assemblea che darà anche il via libera, insomma, ad una serie di congressi territoriali, quindi a una rigenerazione dal basso della nostra forza politica che diventerà la casa di tutti i riformisti. Rispetto al nostro rapporto con Azione, io guido il gruppo al Senato, quindi siamo insieme ancora e lo rimarremo, con la prospettiva di dar vita a delle liste unitarie alle elezioni europee, che sono ovviamente molto importanti. Certo, i problemi non sono mancati, però proviamo a guardare con fiducia al futuro. Quello delle infrastrutture all'interno del territorio aretino è un tema di strettissima attualità. Sì, direi che la cosa che mi piacerebbe sottolineare come presidente dell'associazione è la ripresa delle nostre attività. L'associazione Arezzo per l'Europa è un'associazione di tipo culturale, però che si rivolge a un mondo liberale, a un mondo progressista per dare un metodo di lavoro. Non ci interessano questioni politiche, non ci interessano questioni partitiche, ma ci interessa un modo laico di pensare. E quindi abbiamo pensato di ripartire su un tema importante del nostro territorio, le infrastrutture, perché riteniamo che oggi una visione del territorio non possa essere che una visione con un respiro europeo. Ecco, le esigenze sono tante, quelle, le richieste da parte del territorio. Sì, ecco, lì sarà importante capire quelle che sono sostenibili da quelle che non sono sostenibili. Questo vale per le infrastrutture, vale per la sanità, che è il mio settore di interesse. Quindi capire, per esempio, il problema della stazione dell'alta velocità, come, dove, se, quando, capire il problema delle autostrade, capire, insomma, i problemi del nostro territorio. Abbiamo voluto per questo l'ingegner Cretella, che è un esperto molto più di me su questo tema, con un relatore di veramente importante come la senatrice Paita.